foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati da Posso Giocare, siamo tornati signori di nuovo con il Riot Division 1 ed oggi c'è una sorpresa veramente grandissima per tutti quanti voi. Signori, come avete letto dal titolo e forse anche visto dalla miniatura, ragazzi, sta arrivando la serie più devastante del mondo. L'ultimo video dove appunto vi ho chiesto se arriviamo a 16.000 like e appunto avrei messo la serie A, avrei fatto la serie A, il video è arrivato a 22.000 like. Cioè ragazzi, quindi veramente grazie, grazie, grazie mille per ogni singola persona che ha visto e ha lasciato un like a quel video. Ragazzuoli, io per questo video non me ne chiedo altrettanti perché sono tanti, ma veramente tanti. Però veramente mi farebbe piacere arrivare a 18.000 like. Quindi se questo video raggiunge 18.000 like sono stracontentissimo. Sono pronto a partire con questa divisione della, di questa divisione 6, che già siamo partiti, abbiamo 3 punti buoni e già ci siamo guadagnati 3 punti. Ma vi faccio vedere immediatamente che squadra mi sono andato a creare. Cioè ragazzi, rifatevi gli occhi per qua adesso il giocherigno parte con questa squadra, signori. Cioè guardate che ben di Dio. Mamma mia signori, fuochi d'artificio comunque. Cioè, ma che spettacolo può essere sta squadra, signori. Partiamo subito ovviamente dal portiere con Gigi Buffon. Due difensori che non possono mai mancare, ragazzi, in una squadra italiana: Bonucci e Chiellini. Abbiamo Alessandro come TS, abbiamo Abate come terzino destro. Ovviamente il più cattivo, il cagnaccio, Strootman lì davanti. Abbiamo messo poi là, ragazzi, come A-Team, sarebbe centrocampista qua e là, ma va bene perché voglio anche utilizzarlo. Finalmente Del Piero Legend, signori, eccolo qua. Iniziamo a utilizzare un po' di squadre che fanno veramente gola a tutti quanti. In più abbiamo messo Andreole Pirlo della squadra dello Scream Halloween. Ovviamente non poteva mancare anche lui. E poi passiamo all'attacco con Dybala. Ragazzi, signori, veramente una potenza incredibile con quel bel bambinone di Dybala. E poi abbiamo AS, abbiamo il nostro El Shaarawy. E abbiamo AD come il nostro fantastico Salah. Signori, questa squadra è veramente micidiale. Ovviamente tanti di voi mi hanno detto: Joker, ma che cazzo te ne fotte? Cioè noi siamo qua su YouTube appunto per vedere squadre che non tutti possono fare. E giustamente il mio compito è portarvi squadre che tutti riescono ad avere. Quindi ragazzi, giustamente mi hanno detto: ma che cazzo tene, gioca con le squadre forti, perché io giustamente se non potrei aprire la mia PlayStation Xbox e giocare con la squadra che ho io, perché è facile, puoi farla anche tu. Quindi ci avete ragione ragazzi, quindi sti cazzi, da oggi iniziamo a giocare con le squadre. Ma da faga, tanto fino adesso siamo arrivati in divisione 6. Vi ho fatto vedere comunque, tanta gente ha detto: io gioco solo con le squadre forti, ma ho rotto il culo anche con i bronzini. Quindi c'è ragazzoli, si inizia la grande, non c'è più scampo per nessuno. E per questa fantastica Serie A voglio assolutamente, dobbiamo arrivare assolutamente a 18.000 like, raga, mi raccomando. E siamo pronti a trovare il nostro primo avversario, il nostro primo poro avversario, raga, perché Yannamarum per cucone. Il cucone proprio. Si parte ragazzi, vediamo un attimino il nostro avversario di questa divisione 6, che ci porta anche lui una fantastica Serie A. Attenzione, mi piace veramente un casino. C'è anche lui, Buffon, Chiellini, Alessandro, c'è Manolas in forma, Florenzi. Beh raga, una vera bomba, una vera Serie A molto molto buona. Quindi facciamo sempre attenzione, perché là c'è davanti quel Nyang che a me fa veramente un po' paura. Ma noi abbiamo il nostro Alex Del Piero, signori. Mamma mia, bello del zio. Ci siamo pronti per andare a sminchiare tutto quanto. Andiamo a sdrumare gli avversari, raga. Speriamo bene. Vediamo subito che si va a battere un calcio di punizione. Subito la va a battere il nostro Florenzi. Cioè il suo Florenzi. Dico nostro perché è Roma forever. Dai, Flore. Anzi no, va a battere Candreva. Ha cambiato con Candreva che tira una susina e ha ammazzato la povera vecchietta che è tornata all'ospedale ieri sera. Ecco qua subito. Vediamo Alex. Mamma mia, come l'allunga. Come l'allunga. Mamma mia. Bomba. Bello signori. Che bei scambi ragazzuoli. Mamma mia. Che poi ci prova Del Piero all'ultimo, ma ci ha praticamente fregato. Vediamo Andreone Pirlo che passa al centro. Dai che buona. Dai che buona. Dai Anaso. Dai Anasone. Attenzione. Tiro a giro. Mamma mia Dybala. Dai. Oh. Oh. Ma che abbiamo fatto, raga? Che abbiamo fatto con Shaarawy? Che abbiamo fatto con bello del zio? Dai, Abate, al centro come te viene e te porta il corazon. Attenzione. Attenzione! Mamma mia Del Piero, ragazzi, lo stiamo massacrando in questi primi minuti. Sempre nella sua metà campo. Buonissimo! Dybala! Dybala! Ci sta, signori! Va a segnare! Proprio lui! Dybala! E dai, raga, esordiamo su. Lo so, Buffon, perdonami, ma c'è una squadra che è micidiale, ragazzi. C'abbiamo una squadra che è veramente
Fenomenale. Bella ancora così, ragazzi. Ancora per Dybala. Ancora per Dybala che corre come il vento. Dybala è un missile. Mamma mia, che stavo a fare. Oddio, oddio, raga. Mi sono messo a giocare a bamboleiro col portiere là proprio. Bellissimo. Eccolo. Ci sta, ragazzi, la doppietta. Dai, è così. Grandi. Oddio, non stavo prendendo il palo in fascia qua. Grande Dybala. 2-0. E Sharawi che batteva dentro la porta. Ormai quello è esasperato. Non ne fa più. Buono così, signori. Doppietta di Dybala. Mamma mia, io lo sapevo che doveva giocare Dybala lì davanti. Anche se diciamo che quella posizione poteva andare bene anche per Del Piero, proprio lì attaccante in un modo incredibile. Però la prossima volta semmai potremmo anche metterlo proprio attaccante Del Piero. Ma sai che bestia, raga? Ma sai che ci combina? Attenzione. Eccolo! Mamma mia! Allora, te ne faccio un altro, sa? Dalla qua, dalla qua. Dalla qua. Eccolo Del Piero! Madonna mia! Madonna mia! È mozzarella! Va bene, signori, è finita. Finisce questa prima partita con questa Serie A. Veramente che, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Secondo me questa qua, ragazzi, è la squadra della Serie A più forte su FIFA 17 fino adesso. Per forza, ragazzi. Cioè, questa qua per me è la Serie A più forte di FIFA 17. Cioè, ma che gli volevo dire, raga? Ma che gli volevo dire? Ci siamo, ragazzi. Vediamo il secondo avversario di questa divisione. Sempre Serie A. Attenzione, vedi? Però, infatti, ragazzi, nella nostra Serie A ci manca quel pizzico di Pjanic. Cioè, ci può mancare quel pizzico di Pjanic. Lo metterei anche al posto di Pirlo, Anche se è un peccato, raga, perché comunque Pirlo è una bestia. Però quel Pjanic, quella scimmietta di Pjanic, c'è posta bene. Che dite voi? È un pensierino che dobbiamo farci, E c'è anche da mettere Alves. Però poi sono troppi, raga. Cioè, la Serie A diventerebbe troppo bella. Ancora Salah. Ancora Salah, ragazzi. Se ne va Salah tutto da solo. Tutto da solo sarà. Mannaggia, mi sarei subito quasi il Sharawi. Mi andiamo a segnare quasi subito sto colletto, raga. Ammazza che rimessa che fatta, Attenzione. Ancora Pirlo. Peccato che sei un pochino lento, perché sennò gli avevamo fatto una bella cosa, raga. Attenzione, Bacca. O Bonucci. Ma dove vai? Dove vai con Bonucci, raga? Mando vai. Se Bonucci non ce l'hai. Guarda, sto ovunque, sta giocando un mettersino come attaccante, come difensore, come centrocampista, come mini mortacci tua. Ma che hai fatto passare? Ma che cosa hai fatto passare qua? Ma che palla hai fatto passare? Che posso in ammazzare là, ti ha fatto segnare proprio Pjanic. È la scimmietta. Ma che palla l'hai passata? Guarda! Guarda! D'ubriagoni, porca miseria. Poi vabbè, Buffone proprio reazione zero qui. Questa ci è piaciuta, Questa ci è piaciuta per Dybala. Questa ci è piaciuta per Dybala. Gliela angoliamo dall'altra parte. Dybala va a volare, signori. Volando a versare le camere e fa di risultanza un po' più carina. Però guarda che bel tiro di Dybala. Molto concentrato. Tira una saetta all'altro palo. E per un perbucios del culo. Mazza se bella pure questa. Mazza se bella. Eccolo qua. Eccolo qua, signori. Comunque ci siamo fatti una bellissima azione con il Sharawi là, raga, E Dybala non sbaglia. Madonna mia, che bomber è. Oddio, gli è arrivata in bocca la bandierina a Del Piero. Ma che bomber è Dybala, signori. Vabbè, questa era facile, però meno male che l'ha presa. Capovolge la partita in pochissimi minuti, giocherigno. Grande. Ma raga, ma con sta Serie A è easy. Cioè. Adesso poi easy. Adesso, che poi andiamo nelle divisioni quelle più alte. Voi vedete come ci mettiamo a piagne poi. Buono. No, non ci credo, Dybala. Dai. Ma no, sti colle così easy non ti vuoi cagà. Ma che apertura, raga. Che apertura ha fatto. Mamma mia. Che apertura ha fatto Del Piero, signori. Dovrebbe essere Del Piero quello che ha fatto qua l'apertura. Non mi ricordo, però sì. Dovrebbe essere lui. Madonna mia, che roba. Che roba, raga, che roba. Ha fatto un'apertura per Salah che era veramente da. Raga, sto per impazzire, ma che lag c'è? Non riesco a muovere il giocatore. Ma che cazzo di lag è entrato dentro qui? Ma che è? Oh, fermamose! Lagga! Porco due! Dai Dybala. Sì, Dybala, El Sharawi. Dai, Elsha. Tira! Tira! In mezz'ora che sto... Ma che lag c'è? Dai, che buonissima. Madonna mia, il lag, basta. Vai Dybala. Vai Dybala! Guarda che ha fatto Dybala!
Che tripletta, signori! Ma quanto è forte sto cazzo del giocatore! Mamma mia, che tripletta, raga! Mamma mia, che tripletta di Bala! Guardalo qua, un tiro a giro, signori, che io ho detto di farti da giro, non so se l'ha fatto, ma proprio sotto l'incrocio, paro in culo a Cartaro, si dice. Tripletta incredibile di Dybala, buono così. Dai Del Piero. Dai Del Piero, mamma mia, ragazzo, faccio così con Del Piero, ma andavo proprio a dormire. Arte, che te surti, sta a perdere 3-1, surta, cazzo turti. E bombissimo Mario, mare. Sarà per Carcio d'Ango, ragazzi, al 90esimo. La diamo corta, per Pirlo, Andreone, vai Andreone. Vai Andreone. Vai Andreone che prova a fare una giocata strana. Ancora Dybala. Ancora Dybala, sempre lui. Sempre Dybala, signori. Sempre Dybala che passa. Eccolo! Niente, ancora calcio d'angolo. Sempre per Pirlo. Ancora Pirlo. Peccato! Finisce, ragazzi. Termina qua questa partita, andiamo a vincere. Quindi 6 punti per noi oggi, un esordio della Serie A veramente micidiale. Signori, io spero che questo appuntamento vi sia piaciuto, mi raccomando. Io spero che questo appuntamento vi sia piaciuto, mi raccomando. Un bel pollice in su, commentate, condividete il video, passate già Facebook, Instagram, Shop Online, tutto in descrizione. 18.000 like per questa Serie A devastante, ragazzuoli. Ci vediamo in un prossimo video. Bella, signori!